Onorevole Meloni, perché lei oggi è a Terni, qui proprio davanti alle acciaierie? Beh, siamo davanti alle acciaierie perché con Fratelli d'Italia stiamo denunciando la totale assenza di attenzione per una seria politica industriale da parte dei governi di centrosinistra, da parte di Renzi, ma anche delle amministrazioni locali. Qui a Terni un altro esempio di come si rischia che accordi che vengono puntualmente salutati con toni trionfalistici dai governi poi vengano mano a mano non rispettati da multinazionali straniere che evidentemente non sono abbastanza incalzate dai governi nazionali. Terni in più è anche il simbolo di una Europa e di una Commissione europea che fanno di tutto per creare problemi alla nostra industria, alla nostra produzione, alla nostra ricchezza, perché quando oggi Thyssen dice di voler vendere, noi dobbiamo ricordarci che Thyssen ha già dichiarato di voler vendere e quando Thyssen la prima volta ha dichiarato di voler vendere noi abbiamo trovato un altro compratore che era una multinazionale finlandese. Questa acquisizione è stata bloccata dalla Commissione europea perché avrebbe secondo loro violato le regole sulla concorrenza del mercato, dicendo che Terni, restituita a Thyssen, avrebbe dovuto rappresentare il polo del quarto produttore continentale, ma non ci sembra che le cose stiano andando così, quindi un governo serio oggi andrebbe in Europa a rovesciare un paio di tavoli perché tutti mantengano gli accordi, perché mantenga gli accordi la Commissione europea, perché mantenga ovviamente gli accordi stipulati in questo caso a dicembre la Thyssen, che diceva di investire e invece sta piano piano dando l'impressione di smobilitare senza che ce se ne accorga, ecco. Quindi vogliamo difendere le nostre eccellenze, il caso di Terni è un caso assoluto, noi siamo praticamente qui i migliori produttori d'acciaio d'Europa, quindi questi operai non rischiano di andare a casa perché non hanno fatto bene il loro lavoro, rischiano di andare a casa perché la politica non ha fatto bene il suo lavoro e noi vogliamo difendere le nostre eccellenze con tutti gli strumenti che ci è dato di utilizzare. Ecco, voi già eravate critici, diciamo, sull'accordo che era stato raggiunto il 3 dicembre, quali sono proprio i timori concreti di oggi? Beh, stiamo continuando a monitorare la situazione, ci sembra che le vendite che ci sono state siano, diciamo così, propedeutiche a un progressivo smantellamento, che da una parte la Thyssen dice di voler vendere, dall'altra quello che si sta materializzando è una divisione per settori di quello che invece è una realtà integrata per poi venderle singolarmente, e questo ovviamente ucciderebbe anche la competitività di un'azienda ai fini della vendita, per cui non ci sono garanzie per i lavoratori, non ci sono garanzie di difesa della politica industriale di questo settore, non c'è assolutamente nulla che non siano frasi fatte finora e accordi che ci pare non si vogliano mantenere. Quello che noi siamo qui per chiedere oggi al governo italiano e che chiederemo anche in aula nella prima occasione utile ai componenti e ai rappresentanti del governo è la riconvocazione di un tavolo che possa mettere a confronto l'azienda, il governo, le realtà che rappresentano i lavoratori per capire che cosa sta accadendo, perché non vorremmo che poi il gioco fosse quello di far passare sotto silenzio un progressivo smantellamento di questa realtà e quando poi non ci sarà più niente da salvare non ci saranno neanche tavoli utili da convocare. Onorevole Meloni, siamo in campagna elettorale, si vota in 7 regioni, le chiedo quale sarebbe un buon risultato per il centrodestra, visto che si parte da un 5-2 per il centrosinistra, quale sarebbe un buon risultato? Ma guardi, io penso che un buon risultato per il centrodestra sarebbe dare l'idea che esiste un'alternativa a Renzi, che esiste vera e che esiste concreta. Penso che un buon risultato per il centrodestra sarebbe per esempio vedere andar bene quel cosiddetto fronte anti-Renzi che Fratelli d'Italia ha fondato insieme alla Lega, quindi quei movimenti che coerentemente sono rimasti, diciamo così, a fare l'opposizione al governo Renzi. Abbiamo fatto un accordo che riguarda la regione Marche e la regione Toscana, dove il fronte anti-Renzi candida 2 propri presidenti, e speriamo che si riesca ad andare bene anche in quelle realtà come in Umbria, nelle quali ci sono effettivamente dei laboratori che rimettono insieme tutti i cosiddetti partiti del centrodestra e quindi anche lì una capacità di essere alternativi rispetto a Renzi. Spero che falliscano invece quelle realtà che pure ci sono in queste regionali di esponenti di centrodestra che sostengono candidati di centrosinistra, di accozzaglie, alchimie e roba che nulla ha a che fare con le idee di riferimento. Secondo me serve chiarezza e serve coerenza, spero che vadano bene le scelte di coerenza, quindi Acquaroli nelle Marche, Borghi in Toscana, Ricci in Umbria, Zaia in Veneto,
Caldoro in Campania, Schittulli in Puglia, insomma, Todi in Liguria, che si possa andare bene dove ci sono scelte di chiarezza. Non tutti si può dire, perché per esempio nelle Marche Forza Italia decide di sostenere tale Gian Mario Spacca, che è il governatore uscente della sinistra, e quindi è una cosa che per me è insostenibile, esattamente come non comprendo la scelta di Forza Italia di spaccare la coalizione in Puglia per regalarla a Michele Emiliano con la candidatura di Adriana Polibordone, ma una candidatura strumentale a far vincere la sinistra. È Salvini il leader del centrodestra? Il leader del centrodestra non lo decidono i partiti, non lo decidono i giornalisti, non lo decidono... Non si decide dall'alto, il leader del centrodestra si avrà solamente quando si darà la possibilità agli italiani che si considerano di centrodestra di dire la loro su questo. Grazie onorevole Meloni. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.